Ultimo giorno del mese significa Indie Books, l'iniziativa ideata da Eleonora del canale Mister Tellino che ha l'obiettivo di portare più notorietà alle case editrici indipendenti. Sotto nell'info box vi spiego meglio l'iniziativa e trovate anche tutti gli altri canali che partecipano a questa tornata del mese di maggio con anche i testi che hanno deciso di leggere. La casa editrice del mese di maggio è la Neo Edizioni e devo dire che inizialmente non pensavo che avrei partecipato perché, come sapete, gli affastello sempre un sacco di letture, ma poi abbiamo fatto tutto il punto della situazione e sono saltati fuori degli sconti sugli ebook e quindi ho deciso di leggere Sfida all'Ok Dakar, sbagliando tra l'altro perché Sfida all'Ok Dakar è il seguito di un altro libro, sempre di Neo Edizioni, scritto dallo stesso autore, che si chiama Gobbi come i Pirenei. Tuttavia, il fatto che ci fosse un testo precedente non ha inficiato la lettura, i due testi si possono anche leggere separatamente e infatti io ho scoperto a metà lettura che l'altro era precedente. In fondo, anche se non lo avessi saputo, avrei potuto leggere tranquillamente questo testo senza nessun problema e senza dei buchi di trama. Io non vi ho mai detto che una delle mie grandi passioni è il ciclismo televisivo. Secondo me il ciclismo è una scuola di vita. Io tantissime volte guardando ciclismo in televisione mi sono portata a casa delle lezioni che possono valere anche nella vita quotidiana e credo che questo sia lo stesso pensiero che ha anche l'autore, perché diciamo che Sfida all'Ok Dakar è un po' una metafora di alcuni insegnamenti di vita. È un romanzo che ha dei pro e dei contro, del quale io non sono rimasta completamente soddisfatta, però vediamo esattamente di che cosa si tratta. Se in Gobbi come i Pirenei si raccontava la storia di un ciclista al Tour de France, qui in Sfida all'Ok Dakar vediamo lo stesso ciclista che ormai ha appeso la bicicletta al chiodo, non fa più il ciclista di professione, in realtà ha aperto un bed and breakfast con la seconda moglie e in Toscana. Però non è che gli affari vadano benissimo, lui ha anche un negozio di biciclette con il cognato, ma anche qui non è che sia sempre tutto rose e fiori. Ha un figlio adolescente o comunque quasi adulto, sui 20 anni, dalla prima moglie, si chiama Lapo, e invece una figlia più piccola che si chiama Viola, avuta dalla seconda moglie intorno ai 10 anni, su per giù. Ad un certo punto lo chiama un suo amico e praticamente lo tira dentro ad una storia che io non vi voglio raccontare perché è uno dei punti più divertenti secondo me del romanzo. Comunque lo tira dentro ad una storia nella quale lui non riesce a sottrarsi prima di tutto perché sembra che l'amico gli abbia fatto delle cose sotto il naso e lui non può porre rimedio. E in più perché sembra che questa storia clandestina e che è un reato implichi anche il figlio maggiore. Nasconde una questione di soldi e di droga. Quindi questo ex ciclista si trova invischiato in una storia di soldi e di droga contro la sua volontà. Nel frattempo, lui, che non va più neanche tanto d'accordo con la moglie attuale, si trova a frequentare un gruppo di terapia psicologica che si chiama l'Anonima Depressi, in cui circolano dei soggetti particolarmente bizzarri. E anche questi soggetti avranno, oltre ad avere dei siparietti all'interno del romanzo, avranno un'importanza fondamentale in alcuni snodi di trama. Successivamente, nella vita di questo ciclista, compare il capitano della squadra per la quale lui correva quando aveva fatto il Tour de France e cerca di tirarlo dentro ad una sfida ciclistica che è la Parigi-Dakar in bicicletta. Una sfida praticamente alla morte, partire da Parigi e arrivare a Dakar e fare veramente il percorso della Dakar autentica, non quello che poi è stato spostato in Sud America per via del rischio terrorismo. Quindi attraversare sì una parte dell'Europa che è una parte di Europa abbastanza canonica dove tante gare in bicicletta hanno visto la luce o comunque vengono corse normalmente, ma poi arrivare in Africa a fare tutti gli sterrati, il deserto e in bicicletta una fatica immane. Lui inizialmente non vuole partecipare, ma come ci fa intuire il titolo, nella seconda metà del romanzo si troverà a correre questa corsa per tutta una serie di ragioni che io adesso non vi racconterò. Come vi dicevo,
questo romanzo ha dei pro e dei contro, e devo dire che il pro principale è la costruzione della trama. La trama, soprattutto nella prima parte del romanzo, è solidissima, nel senso che succedono un sacco di cose e questo rende la trama veramente avvincente. Se state cercando un romanzo di trama, la prima parte del romanzo è proprio costruita veramente bene perché succedono tutta una serie di cose, le cose sono legate l'una all'altra, c'è una conseguenzialità dei fatti che assolutamente non lascia niente al caso e tutto ciò che succede nella prima parte e che non si è visto completarsi all'interno di quella parte lì, trova una chiara conclusione all'interno della seconda parte, che dal punto di vista della trama mi ha convinta di meno perché è un po' l'epopea della gara con l'eroismo dei corridori che, per quanto io appunto sia una grande appassionata di ciclismo e condivida questo senso, questa emozione sull'eroismo dei ciclisti sulle vette o anche nei percorsi particolarmente difficili, si ammanta un po' di retorica, condita anche alla retorica delle difficili situazioni, della difficile situazione dell'Africa contemporanea, in particolare della Mauritania, della sua incapacità di tenere il progresso, di alcuni aspetti gravemente negativi ancora che nel XXI secolo ci troviamo come spettatori, e quindi secondo me è la parte meno riuscita anche dal punto di vista della trama. Quello che invece non mi ha convinta per niente, purtroppo, in entrambe le parti del romanzo è la scrittura, che purtroppo proprio nella seconda parte comincia a farsi sentire ancora di più, perché non è più sorretta dalla solidità della trama, nel senso che per quanto la trama appunto non vada mai a creare dei buchi e ogni cosa che si trova ha una sua perfetta conclusione, cosa che non sempre si trova in tutti i romanzi, io devo dire che dal punto di vista proprio di costruzione non gli si può fare neanche un appunto, può non piacerci l'evolversi della storia, però quanto meno tiene da tutti i punti di vista, non ci sono buchi, quello che deve esserci c'è, quello che non deve esserci non c'è mai, cioè non c'è niente di lasciato al caso e ogni cosa che ci può apparire anche assurda e anche che non troverà mai compimento, alla fine trova il suo incastro perfetto nella seconda parte che è meno rocambolesca e succedono meno cose e ci sono meno colpi di scena, meno stravolgimenti di trama, la scarsità secondo me della scrittura comincia a farsi notare molto di più. Quali sono i problemi di questa scrittura, secondo me? Allora, il primo problema è che è un po' scritto come mangi, per dirla in maniera semplice, cioè come una persona qualsiasi parla con gli amici e non ha una scrittura di livello elevato, evocativa, curata, attenta. Io non dubito che ci sia stato fatto un lavoro di limatura su questa scrittura, però è un lavoro che dal mio punto di vista non è considerabile sufficiente, cioè non è una scrittura che io considero valida. Se io facessi una chiacchierata con l'autore, probabilmente lo troverei una persona simpatica, però non si può scrivere come si parla, secondo me. La scrittura nei romanzi deve avere un livello più alto, una certa evocatività e uscire dal linguaggio semplicemente parlato. Non è una questione della quantità di parolacce che si trovano all'interno del romanzo, è che proprio più in là di così, secondo me, non si va. Un altro problema che io ho riscontrato nella scrittura è che il personaggio del protagonista non evolve mai in maniera lineare, ovvero evolve, torna avanti, va indietro e questo, secondo me, se può essere autentico nella vita reale, dal punto di vista narrativo è snervante, proprio perché sì, sarà anche la storia di un perdente che trova il suo riscatto, però tutte le volte che il perdente sale la china e poi rotola indietro, mi sembra di tornare al punto di partenza e mi sembra proprio che il personaggio non riesca mai ad evolvere e quindi da questo, dal punto di vista narrativo, non è soddisfacente, secondo me. Come dicevo poi, nella seconda parte del romanzo si scivola in una retorica che io non ho particolarmente apprezzato. Comprendo il senso dell'autore di raccontarci anche i problemi di quest'Africa contemporanea che è piena di contraddizioni. Abbiamo i rapinatori con in mano il mitra e poi dall'altra parte troviamo che ancora nei villaggi si pratica la schiavitù nonostante sia vietata dalla legge.
Quindi abbiamo una specie di preistoria nel XXI secolo e lo capisco che lui voglia portarci queste contraddizioni unite al senso di umanità che lui si porta dietro e che trova in alcuni dei personaggi che incontra. Però è un tipo di retorica che stona, secondo me, con questo romanzo in particolare, che è un romanzo con un'epopea sportiva ed è appunto la parabola di un perdente che trova il senso della vita. Ed è questa la terza cosa del senso della vita, un altro degli aspetti che mi hanno infastidita, cioè tutta una serie di banalità dal mio punto di vista, di manuale d'autoaiuto sul fatto di credere in se stessi per fare le grandi imprese, che ho trovato francamente irritanti all'interno di un romanzo. Se li metti in un manuale di autoaiuto mi stanno bene, ma per me narrativamente non hanno senso di esistere. Quindi, se vogliamo tracciare un bilancio di questo romanzo, è un romanzo che io faccio fatica a promuovere. Diciamo che è un 6 meno meno come voto all'interno di un, se vogliamo dare un voto da 1 a 10, è un 6 meno meno perché la trama è costruita molto molto bene, la scrittura per me è assolutamente insufficiente e proprio per la scrittura ho faticato a tirare avanti, nonostante io sia una lettrice di trame, per cui se la trama non avesse retto probabilmente non sarei arrivata alla fine. Vi dico, se voi siete lettori di scrittura, lasciate perdere, però secondo me è un romanzo perfetto per l'intrattenimento di chi cerca questo dai romanzi, cioè semplicemente una buona storia da dimenticare quando si chiude l'ultima pagina. Io adesso vado a vedere che cosa hanno letto i miei compagni di avventura per questo mese e noi ci rivediamo lunedì, che è domani, con il prossimo video dedicato alle letture. Nel frattempo, buone letture a tutti e se pedalate, buona pedalata a tutti.